Time in Jazz, 33esima edizione, siamo ai microfoni di Spreaker in Jazz, oggi nella chiesa di Santa Caterina per la giornata di Ferragosto. Finalmente riusciamo a incontrare Marco Bardoscia, benvenuto, anzi bentornato direi ai nostri microfoni. Grazie, bentrovati a voi. Marco, quest'anno per te al Time in Jazz è un anno importante, tanti progetti che ti rappresentano su strade diverse, che però fanno parte del tuo percorso e ti raccontano insomma il tuo modo di stare nella musica. Raccontaci cos'è successo al Time in Jazz, perché hai suonato in tre date, considerando quello che capiterà domani a San Teodoro. Sì, è vero, ci sono molto presente quest'anno, mi fa ovviamente molto piacere, sempre bellissimo suonare qui perché il pubblico è speciale, veramente. Paolo lo sappiamo bene, che oltre che il musicista è proprio la persona che è, quindi è un onore veramente esserci. Il primo concerto che abbiamo fatto il 13 con Raffaele, diciamo che è un progetto che esiste da sempre, perché io e Raffaele siamo nati insieme come musicisti, abbiamo fatto tante cose insieme, poi un po' a volte abbiamo splittato per alcuni periodi, poi ci siamo ricongiunti, però diciamo che è una figura costante, diciamo, nella mia vita musicale, ed è sempre bello ritrovarsi, e c'è sempre una grande libertà, devo dire, di espressione fra noi due. E poi invece ieri abbiamo fatto il concerto del trio, che abbiamo presentato il disco The Future is the Tree, che è prodotto dalla Took, e anche lì è stato bellissimo a Ploaghe con Dario Congedo e William Greco. Abbiamo proposto la musica appunto del disco, l'idea è di portare questo messaggio di attenzione, no? a tutto quello che è la natura che ci circonda, cercare di dare, di rispettare, di non sentirsi padroni di quello che è del mondo che viviamo, ma ospiti, parte integrante, diciamo, della natura che ci circonda. E domani invece c'è il concerto con Paolo e con Dino, Tempo di Chat, che è un progetto che ha girato per un anno e mezzo, per due anni praticamente. Abbiamo fatto 100 repliche con uno spettacolo teatrale, e adesso giriamo con il trio, con il concerto, che è sempre meraviglioso, devo dire, per me è un onore affiancare Paolo sul palco, e anche semplicemente viaggiare insieme, andare a mangiare insieme prima, dopo i concerti, si impara tantissimo, è una persona speciale, ha una grande attenzione verso tutto e verso tutti, ed è una costante lezione di vita oltre che di musica. Cosa significa per te tornare a Berchidda? Beh, ormai ci pensavo, siamo forse la quinta o la sesta volta che ritorno, quindi la prima volta c'è lo shock di rendersi conto che esista una realtà di questo tipo, non ci si crede quasi la prima volta, perché è talmente bello, è talmente in sintonia, in connessione con il territorio, con il pubblico, la sintonia che si crea tra gli artisti, i volontari e il pubblico, è qualcosa di veramente magico. E poi invece ogni ritorno è sempre veramente un grande piacere, e adesso per me è veramente come tornare a casa. Ogni volta che ritorno ritrovo tante persone che poi sono quelle che lavorano tutti gli anni per rendere questo festival vivo e per renderlo così bello. Quest'anno il tema del festival è anima. Come sta l'anima di Marco Bardoscia dopo che il pianeta è cambiato, dopo che insomma abbiamo dovuto affrontare un periodo che ricorderemo così come l'11 settembre? Ma senti, la mia anima sta, devo dire, molto bene, perché io sono riuscito, in qualche modo me la sono vissuta chiaramente facendo le dovute considerazioni rispetto a quello che poi è successo da un punto di vista sanitario, nel senso che tante persone se ne sono andate. A parte questo, per me, il mio quotidiano l'ho vissuta molto bene,
mi sono ho preso questo periodo per ho approfittato di questo periodo per ricongiungermi ancora di più con la mia famiglia, con mio figlio, con la mia compagna, non dovendo girare. Ho approfittato di questo periodo e devo dire il rapporto con mio figlio e con la mia compagna sono diventati ancora più forti. Per me è stata una cosa bella e poi è stato un periodo utile per riflettere un po', no? Sulla vita, su quello su dove stiamo andando un po' in qualche modo, sia come singole persone ma anche come comunità, no? Ed è stato bello. È stato bello per questo, perché ho avuto il tempo di pensare alle cose e far tirare una linea in qualche modo, no, nella vita. Mi sono anche detto che probabilmente quello che sta accadendo, che è accaduto e che sta accadendo ancora adesso, ha delle radici anche in quello che noi abbiamo fatto fino adesso come esseri umani e nel modo in cui abbiamo approcciato alla vita e al mondo circostante. Mi immagino, non so come dire, cioè penso in qualche modo il lavoro del disco di questo rapporto con la natura, del tema dell'albero e del tempo, io penso che sia strettamente connesso anche con il tema del virus, nel senso che in qualche modo la terra e la natura ti restituisce quello che gli dai, quindi se succedono alcune cose probabilmente anche perché per magari vie che per noi sono anche ignote in qualche modo, le cose a volte succedono perché noi siamo un po' la causa di questa cosa. 10 anni di Took Music. 10 anni di Took Music è un bel traguardo. Io praticamente l'ho vista nascere l'etichetta, ho registrato credo il primo e il secondo titolo dell'etichetta, quindi conosco bene tutti i lavori e è un progetto ambizioso, è diventato una realtà ormai importante a livello nazionale ma anche europeo, devo dire. E Paolo è, come al solito, ha avuto una grande lungimiranza e ha saputo costruire anche un gruppo di collaboratori. Dal punto di vista dell'etichetta c'è Luca, che è preziosissimo, Luca De Vito, sia di un gruppo di musicisti giovani che ognuno con la sua personalità propone la sua musica, e sono tutti musicisti che se non ci fosse la Took Music probabilmente non saprebbero come veicolare la propria musica. Grazie Marco Bardoscia. Grazie a te, grazie a voi.